Sergio Chiamparino, in Ossola per parlare di sanità, quale futuro candidato alle regionali in Piemonte, quindi quali ricette per la sanità? Ma guardi, la sanità intanto prima di tutto io devo ascoltare, approfondire e il mio viaggio qui anche serve anche a quello, anzi serve innanzitutto a quello. Dico subito che sapendo che questa è una delle zone su cui ci sono dei punti critici e controversi, se io dovessi diventare presidente è chiaro che voglio fermare le bocce, come si dice, approfondire certamente e non proseguire sulle strade intraprese prima. Questo perché mi sembra doveroso approfondire le questioni che appaiono almeno controverse. Poi io sono convinto che i veri risparmi sulla sanità bisogna farli laddove la sanità ha più attività e si spende di più, quindi a cominciare dall'area metropolitana, dalle ASL di Torino, lavorando soprattutto sui servizi sia di tipo amministrativo, sulle forniture, prima ancora di quelle sanitarie, sulle forniture di tipo generale. Sono convinto che incidendo soprattutto introducendo grande trasparenza in queste procedure e le necessarie razionalizzazioni, le necessarie centralizzazioni, si possono fare dei risparmi molto molto significativi. Ecco, per fare un esempio, il gasolio è gasolio in tutta la regione. Tornando alla sanità, sarà senz'altro giunta eco anche a Torino comunque della grande manifestazione che si è svolta in Ossola proprio per la sanità. Viene richiesto in particolare la specificità montana e il riconoscimento che qui i servizi obbligatoriamente costano di più. Su questo fronte lei cosa pensa? Ma non vi è dubbio che i territori montani non possono essere sguarniti, in particolare di servizi come quelli sanitari che attengono alle persone. Nell'argomentazione che so che qualcuno faceva nella giunta uscente, e cioè che costa di meno spostare una persona in elicottero che curarla sul territorio, può essere un'argomentazione sufficiente, perché appunto le persone, non sono cose che si spostano in funzione dei costi. Quindi bisogna fare e non c'è dubbio che un territorio come questo non può non essere presidiato dal punto di vista sanitario. Non sono in grado di rispondere, glielo dico in tutta onestà, e sono qui anche per capire meglio, approfondire poi quale deve essere la qualità adeguata dei servizi per presidiare al meglio questo territorio. Ecco, sono solo due battute per le... Se posso aggiungere, è del tutto ovvio che questi presidi territoriali devono poi essere collegati da reti, soprattutto di emergenza, che consentano in casi in cui le strutture possono non essere in grado di farvi fronte, perché non tutti i casi, ci sono dei casi che possono avere delle straordinarietà, bisogna che ci siano delle reti di emergenza che in quel caso consentano di portare le persone nei luoghi giusti, nella rete sanitaria piemontese. Però il presidio qualitativamente adeguato dal punto di vista territoriale non c'è dubbio che deve essere questo. Ecco, un'ultimissima domanda. L'Ossola è una terra ricca di risorse quali acqua, legno, energia pulita. Quindi secondo lei però c'è un poco ritorno da queste risorse che arricchiscono l'intero territorio nazionale. Secondo lei una più equa ridistribuzione delle risorse anche per il nostro territorio è importante? Guardi, io so che in quella manifestazione a cui lei accennava c'era il tema della sanità come punto di partenza, ma poi c'era tutto il tema dello sviluppo. Non vi è dubbio che tutto il tema dell'economia verde, sia legata al turismo ma sia proprio anche legata all'attività economica, è uno dei temi che possono diventare trainanti di una nuova fase di crescita. In particolare qui, questa è una zona che ha ha delle risorse importanti che però spesso non sono lavorate e prodotte in luogo e quindi creano valore aggiunto in altre parti del territorio. Io credo che si potrebbe lavorare per riportare qui tutte le fasi di lavorazione anche di risorse pregiate del territorio, come penso per esempio alla pietra.